Buonasera a tutti, bentrovati. Naturalmente per me è un onore questa sera essere qua, praticamente riprendere le nostre radici, le nostre tradizioni. È agricoltura, ma soprattutto è cultura. Quello naturalmente che andiamo in questi tempi, in questo periodo, cioè che sta venendo fuori, è che la nostra agricoltura è sotto attacco. È sotto attacco naturalmente da purtroppo oggi siamo in un libero mercato e non possiamo fare altro che difenderci con i mezzi che abbiamo. Dobbiamo cercare in tutti i modi di difendere le nostre produzioni e noi come Coldiretti abbiamo puntato, è da tempo che puntiamo su un discorso di reciprocità. Tutto quello che arriva dall'estero, tutto quello purtroppo non possiamo fermarlo, ma dobbiamo fare in modo che quello che arriva sui nostri mercati in Italia e in Europa deve praticamente rispettare le stesse condizioni che vengono richieste a noi. A noi vengono richiesti naturalmente il rispetto dell'ambiente, della qualità, della salute, dal punto di vista lavorativo, e quindi dobbiamo fare in modo di chiedere che tutto ciò che arriva dall'estero abbia gli stessi requisiti che vengono richiesti all'agricoltura italiana. Una cosa per la quale ci stiamo battendo è il discorso dell'origine in etichetta. Che cosa significa? Che per i prodotti italiani abbiamo ottenuto con tanti, per esempio per l'olio d'oliva abbiamo dovuto fare 39 manifestazioni per arrivare all'origine in etichetta. Noi ci dobbiamo battere per un'origine in etichetta a livello europeo. Stiamo raccogliendo le firme, quindi vi prego di firmare affinché si arrivi praticamente a una proposta di legge europea per l'origine dei prodotti in etichetta. Il consumatore deve essere consapevole di quello che acquista. È un modo per difendere la nostra agricoltura, le nostre produzioni. È un modo. Quindi io vi invito a firmare nelle nostre sezioni e in federazione affinché si arrivi a questo, si arrivi. Naturalmente dobbiamo difendere la nostra specificità, la nostra distintività e la nostra biodiversità. Questo praticamente è fondamentale, cioè dobbiamo partire dal presupposto che gli agricoltori sono i primi difensori dell'ambiente, della qualità e della salute dei consumatori. Quindi il mio auspicio è quello di, nonostante le difficoltà, nonostante ci siano problemi, è indiscutibile, sono sotto agli occhi di tutti, cerchiamo in tutti i modi di essere uniti, di lavorare in sinergia e di cercare praticamente di difendere le nostre produzioni con i mezzi che abbiamo, soprattutto quello di, guardate bene, il problema, cioè noi ci confrontiamo quotidianamente con l'Europa, ci confrontiamo, e quello che ci tengo a dirvi è che la dieta mediterranea in questo momento è sotto attacco, la dieta mediterranea, perché ci sono multinazionali che dietro al discorso di dieta mediterranea, dietro portano avanti i loro interessi, portano a scapito degli agricoltori, e in questo noi abbiamo, cioè, multinazionali che producono cibi sintetici, che naturalmente fanno di tutto per, dietro al discorso di dieta mediterranea, fanno di tutto per portare avanti i loro interessi. Quindi il nostro compito è quello di essere uniti, di lavorare in sinergia, di lavorare, e soprattutto se viene meno il corpo intermedio è finita, perché da soli non si va da nessuna parte. Quindi dobbiamo cercare in tutti i modi di essere uniti e coesi. Questo è quello praticamente che vi esorto a fare. Grazie a tutti. Grazie.